Spoleto, Foligno e Todi, i comuni attualmente più interessati dal maltempo nelle ultime ore. La maggior parte delle richieste sono per alberi caduti o pericolanti a causa del forte vento che si sta abbattendo su tutta la regione, e quanto comunicano i vigili del fuoco della sala operativa di Perugia e di Terni. Da stamattina i 115 stanno suonando senza sosta e tutte le squadre del comando sono al lavoro, decine gli interventi fatti e molti altri in coda. Temperature molto vicine allo zero, o già in campo negativo in alcune zone dell'Umbria a causa dell'afflusso di aria fredda nei giorni scorsi, e quanto comunica Perugia Meteo. La perturbazione che porterà a un deciso cambio del tempo dalla mattinata di oggi avvicinandosi all'Umbria sta facendo affluire aria più calda e umida che, scorrendo sopra allo stato freddo sottostante, provoca una copertura nuvolosa stratificata capace di dar luogo a locali precipitazioni nevose che, pur se di debole intensità, stante le basse temperature, porterebbero anche a generare qualche accumulo locale, specie sulle zone occidentali e settentrionali della regione. Martedì mattina, con un vento di libeccio, si assisterà a un rimescolamento dell'aria che farà innalzare la quota neve gradualmente fin sui 1000-1200 metri. Pioggia e vento forte, così si è risvegliato l'intero territorio della provincia di Terni lunedì mattina. Non sono state smentite dunque le previsioni meteorologiche che avevano annunciato un'ondata di freddo polare in arrivo nelle regioni del centro-nord. Problemi maggiori potrebbe crearli il vento, che già dalle prime ore dell'alba sta soffiando forte in città, lungo la Valnerina per giungere fino al comune di Narni. Un vento proveniente da sud-ovest che, secondo le previsioni, potrebbe raggiungere anche 50 km orari. Pioggia battente, raffiche di vento con rami caduti e buche sempre più grandi sull'asfalto, stracolme di acqua di alcune tratte viarie che hanno creato qualche disagio agli automobilisti. Nella zona industriale di Terni, tra Maratta e Sabbione, saltata anche la corrente elettrica, dalle primissime ore della mattinata stanno lavorando senza sosta i vigili del fuoco del comando provinciale di Terni, con tutte le squadre al lavoro per rispondere alle decine di interventi e smaltire tanti altri interventi che sono rimasti in coda. Situazione di instabilità che tenderà a protrarsi ancora, dicono le previsioni, con neve oltre i 1000 metri, anche a quote più basse, forse intorno ai 700-900 metri. A beneficiare del maltempo però potrebbe essere la qualità dell'aria della vallata ternana, fortemente provata nelle ultime settimane dai frequenti sforamenti delle centraline dell'ARPA posizionate in vari punti della città. Luca Coletto, assessore alla sanità della regione dell'Umbria, è stato ricoverato in un ospedale del Veneto dopo aver contratto il coronavirus. 7 giorni fa era risultato positivo, aveva sintomi, si è testato ed è arrivato il responso. L'assessore, da quanto se ne sa, ha febbre da diversi giorni, di lì la decisione del ricovero in via precauzionale. Le autorità sanitarie regionali, in seguito alla sua positività, hanno effettuato tutti i controlli del caso, che hanno coinvolto anche la giunta regionale e diversi dirigenti e dipendenti della regione, ma nessuno è risultato positivo. Tornano sopra quota 300 ricoverati Covid negli ospedali dell'Umbria, ora 302, 6 in più di ieri, secondo quanto riporta il sito della regione, 34 dei quali 2 meno in terapia intensiva. Nell'ultimo giorno sono stati registrati 88 nuovi positivi, 28.152 in tutto, 77 guariti, 23.984 in totale e 6 morti, 610 in tutto, con 3.558 attualmente positivi, 5 in più. Sempre nell'ultimo giorno sono stati analizzati di 666 tamponi, 493.224 in totale, con un tasso di positività che risale come ogni lunedì e tocca il 13,2%. Al via in Italia il Vaccine Day europeo, la campagna di vaccinazione contro il coronavirus. Il via ufficiale allo Spallanzani di Roma, blindato dalle forze dell'ordine che hanno presidiato gli ingressi. Sabato l'arrivo delle 9.750 dosi di vaccino Pfizer-BioNTech provenienti dal Belgio. Le prime dosi alle 7.20 sono state somministrate alla direttrice del laboratorio di virologia dello Spallanzani, Maria Rosaria Capobianchi, all'infermiera Claudia Alivernini e all'operatore sociosanitario Omar Altobelli. Dopo i primi 3 vaccinati ad essere immunizzati sono stati 2 medici infettivologi, sempre dello Spallanzani, Alessandra Vergori e Alessandra D'Abramo. Ma domenica è scattato anche il Vaccine Day in tutte le regioni italiane, negli ospedali scelti dal programma di vaccinazione varato dal governo. L'Italia rinasce con un fiore, vaccinazione anti-Covid, è realizzato dal commissario per l'emergenza Covid-19. Avvia l'operazione di immunizzazione in contemporanea con lo Spallanzani. Le dosi consegnate a tutti i paesi europei per il Vaccine Day sono un numero simbolico, 9.750. La distribuzione vera e propria inizierà dalla settimana che inizia lunedì e fa sapere il Ministero della Salute all'Italia arriveranno ancora 470.000 dosi ogni settimana.
È stata la dottoressa Micaela Cardamone del team vaccinale della USL 1 la prima vaccinata per il Covid in Umbria. Ha ricevuto la dose all'ospedale di Spoleto scelto come base per il Vaccine Day. Complessivamente sono state 85 le dosi somministrate. Massimo De Fino, commissario della USL Umbria 2, nel punto stampa presso la struttura sanitaria, ha ricordato che è prevista tra 3-4 giorni la seconda fornitura di dosi in Umbria e questo si ripeterà con cadenze settimanali. Ha inoltre ricordato che tra 21 giorni sarà somministrata la seconda dose a chi si è vaccinato oggi, mentre l'immunizzazione ci sarà tra circa un mese. Nel frattempo, ha concluso De Fino, nessuno abbassi la guardia. Al punto stampa hanno partecipato anche gli altri commissari dell'azienda sanitaria ospedaliere Umbre rispetto alle 15.000 lettere con cui si sono invitati tutti gli operatori sanitari ad aderire alla vaccinazione. Al momento, è stato detto, hanno aderito in 7.000. È una giornata storica, così il direttore della farmacia dell'azienda ospedaliera di Perugia, Alessandro D'Arpino, definisce l'avvio della campagna di vaccinazione anti-Covid. Questo giorno, aggiunge, rappresenta l'inizio di un cammino verso l'immunizzazione e quindi è davvero un momento importante. D'Arpino spiega che sono arrivate in Umbria solo 85 dosi in 17 fiale. Nelle prossime settimane arriverà il grosso delle consegne. Il vaccino, dice ancora, sarà stoccato a meno 80 gradi e abbiamo tutto pronto per riceverlo, per poi inviarlo, una volta scongelato, alle singole strutture dove entro 5 giorni dovrà essere somministrato. Dottore, ci siamo, no? Sì. Vaccine Day oggi, com'è organizzato qua? Ma oggi arrivano 17 fiale, pari a 85 dosi, le controlliamo, verifichiamo la conformità rispetto alla documentazione di accompagnamento e predisponiamo la spedizione per Spoleto dove avverrà la vaccinazione. Lo scongelamento, dottore, avviene qui? No, lo scongelamento è già avvenuto allo Spallanzani, per cui il prodotto qui arriva già scongelato, pertanto dalla data di scongelamento abbiamo tempo 5 giorni per utilizzarlo. Arriveranno poi la seconda dose, perché dopo 20 giorni, 21 giorni mi pare, c'è la seconda dose, è così? Sì, ci aspettiamo che cominci a arrivare proprio anche le spedizioni ordinarie prima di 21 giorni, tuttavia comunque tra 21 giorni arriveranno sicuramente le ulteriori 17 fiale per rivaccinare per la seconda dose quelli che sono stati vaccinati nella giornata di oggi. Quindi EOS fa capo qui come appoggio per quanto riguarda l'immagazzinamento, è così si può dire? Sì, l'azienda ospedaliera di Perugia fa capo a questo magazzino, il magazzino della farmacia dell'azienda ospedaliera di Perugia, che è fuori fisicamente dall'ospedale, ma che gestisce completamente la logistica ospedaliera, andando a rifornire su nostra indicazione, su indicazione della farmacia, tutti i reparti dell'ospedale. Così avverrà anche per il vaccino. Sono state somministrate anche a 17 ospiti e 3 operatori della residenza protetta Santa Margherita di Perugia della USL 1 le dosi destinate all'Umbria del vaccino Pfizer-BioNTech contro il Covid-19. Le operazioni, riferisce l'azienda sanitaria, si sono svolte nella massima sicurezza e hanno richiesto alcune ore. Tutti gli operatori vaccinati avevano già firmato nei giorni scorsi il consenso informato per la somministrazione. Ad attendere le dosi di vaccino erano presenti il direttore sanitario della USL Umbria 1, Massimo D'Angelo, la direttrice del distretto del Perugino, Barbara Blasi, e la responsabile della residenza, Ilaria Vescarelli. La data del 27 dicembre, detto D'Angelo, rappresenta un momento fondamentale per la riduzione della diffusione del virus. Vaccinare gli operatori sanitari e gli anziani in comunità chiusa costituisce un obiettivo prioritario per affrontare al meglio l'emergenza e ridurre il rischio di ospedalizzazione dei soggetti fragili. La vaccinazione, infatti, è il principale strumento di prevenzione per questa patologia, nonché un segno di civiltà, in quanto il vaccino non protegge solo il singolo, ma la comunità intera. L'Assemblea legislativa dell'Umbria ha approvato a maggioranza con 13 voti favorevoli di Lega, Fratelli d'Italia, Forza Italia, Tesei Presidente e 8 contrari di PD, Movimento 5 Stelle, Patto Civico e Misto, la risoluzione della maggioranza che approva e recepisce i contenuti del documento di economia e finanza regionale 2021-2023 predisposto dalla Giunta di Palazzo Donini. L'Aula di Palazzo Donini si è espressa dopo le relazioni di maggioranza di Daniele Nicchi, Lega Presidente, Prima Commissione, e minoranza
presenza di Donatella Porzi, PD, vicepresidente prima commissione, e gli interventi della presidente della regione Donatella Tesei e del portavoce delle opposizioni Fabio Paparelli. La storia di vita, dir poco avventurosa ed unica, di Luisa Zappitelli, 109 anni, per tutti nonna Lisa, la nonna d'Italia, sopravvissuta a guerre mondiali e pandemie, icona dei diritti e delle conquiste civili delle donne, sta facendo il giro del mondo su alcuni dei principali siti, radio, emittenti televisive e giornali online di informazione. Associated Press, la prima agenzia di stampa internazionale con sede negli Stati Uniti d'America, circa 1.700 giornali e 5.000 emittenti radiotelevisive con 242 sedi che coprono oltre 120 paesi del mondo, ha realizzato un servizio di oltre 5 minuti direttamente a Città di Castello, sulla nonna dei record. In assoluta sicurezza dal giardino dell'abitazione Tifernate, nonna Luisa, come una vera e propria star televisiva affacciata alla finestra, ha rilasciato accanto alla figlia Anna Ercolani, che vive con lei da anni, una straordinaria intervista in cui racconta in pochi minuti oltre un secolo di esistenza. Il video, sottotitolato praticamente in quasi tutte le principali lingue del mondo, ha proiettato la sua immagine in tutti i continenti. Realizzato nel corso della settimana che ha preceduto il Natale, da qualche giorno viene pubblicato a breve distanza in tutti i paesi. Lo hanno trasmesso già Cina, Australia, Hong Kong, Sud America, Stati Uniti, Emirati Arabi e poi in Europa, Spagna, Russia e tanti altri paesi. Vero, l'ho detto anch'io, gli ho detto beh, quando sarà passato ci arredoneremo lo stesso come se fosse festa. Un'altra domenica, perché noi per Natale sera tutti insieme ci ristavo. Sera quanta sera? 15. Siamo 15 che sera sempre tutti insieme. Ma stanno così. Nella sessione Question Time della seduta d'aula di oggi, il capogruppo del Movimento 5 Stelle Thomas De Luca ha illustrato la sua interrogazione relativa al Parco Nazionale della Cascata delle Marmore. All'assessore Enrico Melasecchi ha chiesto se alla luce delle future risorse previste nei piani europei di rilancio, ma anche considerando lo stanziamento di risorse proprie, sia intenzione della giunta regionale riproporre come infrastruttura prioritaria, aggiornando i relativi piani di programmazione, il progetto di un bypass in galleria rispetto all'attuale tracciato stradale della SS 209 Valnerina, che consentirebbe di superare l'attuale strozzatura, liberando dal traffico un'area turistica di eccellenza, unica in Italia e in Europa, ponendo le basi per un ambizioso progetto di realizzazione di un parco nazionale della Cascata delle Marmore. Ricostruiamo insieme. È questo l'appello lanciato dalla Fondazione Luisa Bologna Sereni di Cerqueto di Marciano per la raccolta fondi in favore della scuola d'infanzia del paese, parzialmente distrutta dal sisma che nel 2009 ha colpito la media valle del Tevere. L'attività educativa è comunque riuscita ad andare avanti grazie alla solidarietà del comune di Foligno, che donò un modulo antisismico. Una soluzione provvisoria che però dopo 11 anni ancora non è cambiata. Il progetto per la ricostruzione dell'edificio ha preso il via da poco e dal 2018 si è cominciata ad intravedere la luce, ma manca ancora un piccolo ma fondamentale passo per raggiungere il traguardo. Servono ancora 60.000 euro per completare definitivamente i lavori. Proprio per questo la Fondazione Luisa Bologna Sereni ha dato il via alla raccolta fondi per poter ridare vita al complesso e soprattutto per permettere alle generazioni future di usufruire di una struttura moderna e sicura, centro tra l'altro anche di numerose attività culturali e del teatro di Cerqueto. Quello che sta accadendo, posso dire che questo diventa il Natale più bello della mia vita. A dirlo è stato il presidente della CEI e arcivescovo della diocesi Perugia Città della Pieve, cardinale Gualtiero Bassetti, che in occasione della messa di Natale è tornato a celebrare per la prima volta dopo il Covid, per il quale è stato a lungo ricoverato. Questo, aggiunto con i giornalisti, è un giorno e un Natale speciale, anche se siamo ancora nel cuore di questa pandemia. Per me è speciale, ha detto ancora Bassetti, anche perché posso riavvicinare la gente e posso offrire la mia preghiera
fiera, seppur ancora sofferta per la convalescenza. Questa è la gioia più grande che oggi mi ha fatto il Signore, ha concluso il presidente della CEI. È stata consacrata nella messa del giorno di Natale la nuova chiesa parrocchiale di Bastia Umbra dedicata a San Marco Evangelista. La liturgia eucaristica è stata presieduta dal vescovo Monsignor Domenico Sorrentino e concelebrata dal parroco Don Francesco Santini. L'intero complesso di circa 700 metri quadrati, che oltre alla chiesa comprende anche la canonica ed altri spazi di socialità, è stato progettato inizialmente dall'architetto Antonio Coletti, al quale dopo la morte è succeduto il collega Alfio Barabani. La chiesa, la cui prima pietra era stata posata l'8 ottobre del 2017, ha una capienza massima in tempi normali non di contenimento del Covid-19 di 450 posti a sedere. Noi abbiamo intervistato l'arcivescovo di Assisi Nocera Umbra, Domenico Sorrentino. Monsignore, finalmente ci siamo riusciti a Bastia Umbra, un altro momento importante per la comunità bastiola, ma per tutta la comunità che lei governa dal punto di vista religioso. Direi che è bello che questo venga oggi realizzato nel giorno di Natale, il giorno in cui Gesù nasce e ci invita a rinascere. È una chiesa che nasce, in qualche maniera esprime la voglia di rinascere di tutta la nostra comunità. Non usciamo da questa crisi se non insieme, la Chiesa ci mette insieme e questa è la sua funzione, metterci insieme davanti allo sguardo di Dio, ma aiutarci anche a stare insieme fraternamente, dandoci l'abbraccio fraterno, dandoci la mano per poterci insieme aiutare ad uscire da tutte le crisi. Vogliamo davvero pregare il Signore che questa circostanza grande per la città di Bastia sia un grande segno di unità e di speranza e lo sia non soltanto per Bastia ma per tutto il territorio. Siamo venuti a Cisterna senza sottovalutare questa squadra perché nonostante la loro posizione in classifica hanno giocatori molto forti ed esperti. Volevamo giocare bene con la testa sul campo, chiudiamo un anno in cui abbiamo fatto cose buone, forse c'è qualcosa ancora da migliorare, ma siamo sulla strada giusta. Così Sebastian Solé al termine dell'ultimo impegno del 2020 della Sirsa, Veticona da Perugia, che chiude l'anno con il sorriso sconfiggendo in trasferta la Top Volley Cisterna. Perugia vince la sfida praticamente in tutti i fondamentali e si regala un finale di 2020 da capolista. Tutto questo in attesa di un 2021 che partirà con il botto con la super sfida casalinga del 3 gennaio contro l'Itas Trentino. Ma sentiamo la voce dei protagonisti. Ciao. Allora Sebastian Solé, non volevate allungare la partita e ci siete riusciti, avete onorato l'impegno dall'inizio alla fine. Sì, siamo venuti a cercare questi tre punti, volevamo una vittoria, quindi ce l'abbiamo fatta. Loro mi sembra che hanno fatto una spinta nel terzo set che ci hanno messo in difficoltà e niente, siamo stati bravi a fermarli nel momento giusto. La conferma che volete questo primo posto a tutti i costi, eh? Sì, certo, noi vogliamo innanzitutto giocare partita per partita cercando di vincerla e cerchiamo di stare lì in cima e fare, come ho detto, tutte le partite e belle prestazioni. Ainen, non diciamo che temeva questa partita, comunque non voleva distrazioni. No, noi siamo venuti qua senza sottovalutare Latina perché hanno, nonostante la loro classifica, hanno giocatori esperti che sono forti, che potevano giocare bene, niente, siamo venuti con la testa dura per chiudere l'anno bene. Come l'avete chiuso quest'anno, il tuo bilancio personale? Perfetto, stiamo andando bene, abbiamo vinto tante partite, abbiamo anche un trofeo addosso, quindi devo dire che quello che abbiamo fatto finora è abbastanza buono, forse c'è tanto da migliorare, ma siamo nella strada giusta. Vital Heinen, periodo ultima gara dell'anno, questa qui, quante insidie può nascondere una gara che sembra scontata nel pronostico? Una cosa che ho imparato in Italia è che ogni partita è difficile. E mi ricordo l'anno scorso, io ho fatto la mia prima partita qui, abbiamo vinto dopo 3 ore e 13-15 nel tie break. Allora io so che è sempre difficile giocare qui,
Io so che la classifica può dare un'altra idea, ma secondo me oggi la partita è difficile per noi. Ecco, Perugia è reduce dalla battaglia contro Civitanova, vi portate dietro delle scorie da quella gara? Non mi ricordo, abbiamo giocato contro Civitanova? No, è già finito, oggi è un'altra partita. Secondo me è sempre importante, dopo una partita, di vedere per la prossima partita. E oggi sono 3 punti da prendere, e l'altra partita è giocata, è finito. Noi prendiamo di lezione, e dopo noi dobbiamo giocare meglio oggi. Quanto il Covid sta condizionando questa stagione? È buona, perché noi anche sul Covid noi siamo la meglio squadra di Italia. Abbiamo avuto 13 casi su 14 giocatori, allora è normale. Anche oggi noi abbiamo la conseguenza del Covid, dove i giocatori cercano il livello dall'inizio dell'anno, ma io spero che in 2-3 settimane, un mese, noi giochiamo meglio e meglio. Colaci più facile del previsto? No, siamo stati bravi a gestire la partita fin dal primo punto. Abbiamo solo subito un break nel terzo, un break iniziale, e che poi dopo abbiamo recuperato. E siamo riusciti, insomma, siamo stati bravi a gestire bene la partita. Per noi era importante partire forte, imporre subito il nostro ritmo. Ci siamo riusciti e siamo contenti per questo. Just like the ones I used to know, where the treetops glisten and children listen to hear sleigh bells in the snow, the snow.
Ben ritrovati amici del Centro Meteo Italiano. Correnti occidentali, aria fredda sull'Italia con piogge e neve. Vediamo allora nel dettaglio le previsioni per martedì 29 dicembre. Fenomeni sparsi al mattino lungo il versante tirrenico dalla Liguria alla Calabria. Deboli fenomeni anche su Alpi, Friuli e Puglia. Al pomeriggio ancora tempo instabile specie al nord e sulle regioni del versante tirrenico. Piogge anche sulla Sardegna. Neve fino al fondo valle sulle Alpi e oltre i 700-1200 metri sull'Appennino. In serata e nottata fenomeni che insistono sui versanti tirrenici del centro-sud, neve in Appennino oltre i 900-1000 metri, più asciutto al nord. Temperature minime e massime stazionarie o in generale aumento. Per ulteriori dettagli seguite le previsioni aggiornate sul nostro sito oppure sulla nostra app Meteo. Un saluto da parte del Centro Meteo Italiano. Umbria Più, la tua regione sul canale 15.